Sono sempre in giro a negozi, oggi vi porto l'inaugurazione del grand opening di questo negozio qui che si chiama Ace Hardware vicino a casa, anche perché devo comprare una cosa che i bambini hanno rotto. I bambini hanno rotto il separé delle due porte della cabina armadio, quindi adesso vado a cercarlo dentro questo nuovo negozio. Allora, Ace Hardware, oltre a essere una versione un po' più piccola di Home Depot, cioè del brico americano, è anche un negozio dove ci sono spray per automotive e per interni casa. Qui abbiamo il reparto scale, che sicuramente sono molto più sicuro della mia, che gli ho dato solo $12, guardate fino al soffitto. Io lavoravo per un'azienda di materie plastiche, adesso faccio un po' di confronti. Ad esempio qui abbiamo il bidone della spazzatura che tiene 125 litri e costa $27. Qua invece c'è Squassaro, cioè il bidone per i rifiuti, che è un 50 galloni, quasi 200 litri, e costa $65. Qua c'è Squassaro più piccolo da 34 galloni, quindi quasi 100 litri, a $45. Qua invece c'è Squassaro con le rue, con le ruote, che si apre da 48 galloni a $110. I mega barattoloni per fare le conserve di pomodoro da 1,8 litri a $20 di 6. Questo qui, che è molto utile per mariti disobbedienti, costa $36. Dopo c'è la versione potenziata per mariti ancora più cattivi, 2 kg di martello a $29. Sapete qual è la differenza tra questo scaffale e dove è andata Aurora nel supermercato, dove ci sono là il miglio e l'orzo che si possono prendere a peso? Nessuna, sempre maiapa canarini lei, guardate, c'è anche il simbolo del canarino di qualsiasi tipo. Anche qui è stata provata, cos'è sta roba? Sempre no, per i canarini, vermi secchi. Vuoi farla voi la pasta asciutta? No, mi sento molto MacGyver tra questi scaffali. Bello questo, il tronchesin o tronchesin. Passiamo ai contenitori di plastica, dove ti danno sempre il coperchio. Questo qui da 12 galloni costa $16, mentre questo qui da 26 galloni, scusate, costa $23, sempre coperchio compreso. Quando in vendita diciamo ti sei proprio alle asse, cioè sei proprio alle asse di legno, si intendono queste. Il detto essere alle asse vuol dire che sei quasi al basamento della casa, cioè oltre a quello ci sono le fondamenta, vuol dire che sei in una posizione abbastanza bassa. Qui ho trovato lo sliding door separator, quello che ho rotto, costa $4, dai, lo prendiamo, ce ne sono due all'interno, serve per separare le porte scorrevoli delle cabine armadio. Perché dovete sapere che ieri i bambini ne hanno combinata una delle loro, hanno preso una scala e hanno tentato di arrampicarsi sulla mensola della cabina armadio, quindi come si dice in Veneto è venuto giù tutto, comprese le porte. Ho già riparato per quanto riguarda le porte tutto quanto, però quel pezzo lì si è rotto, quindi lo devo sostituire. Abbiamo le bandiere americane pronte per il 4 di luglio, invece qui ci sono anche le bandierine a $1,39. Questi qui che vedete invece sono molto comuni negli Stati Uniti, sono i boiler, perché nella zona dove vivo io non c'è il gas, quindi va tutto a corrente e anche l'acqua viene scaldata con la corrente. Eccola qua, l'accetta in italiano, la menara in Veneto, costa $46, 2 kg. Il rastrello manuale per le foglie, te ne danno due di plastica, dura da un quadro, ma secondo me. Ora vasi di plastica, quello da 10 pollici costa $9, questo qui rosso da 8 pollici costa $7, questo qui fashion costa $27, fashion insomma, per modo da dire. Il classico vaso terracotta da 12 inch costa $14. Questo vasetto qui da 6 pollici costa $5. Sottovaso da 10 inch costa $6. Il vaso da 12 inch costa $13. Il vaso giallo, bello questo, colorato con sottovaso incluso, riserva, costa $14, mentre c'è anche in versione turchese.
made in USA anche, quindi plastico un buon. Il gran finale con questa musica sono i barbecue americani, guardate che grandi, 899 e poi 1499, guardate che bestie. Il mio comunque che ho in Italia è molto molto più bello della Beefeater, guardate questo qua, bello anche questo. Il mio è tipo questo della Napoleon, 5 fuochi, però il mio è più bello perché c'è il vetro davanti anche. Quello mio in Italia va a metano e ve lo farò vedere quando andremo in Italia. Allora facciamo vedere cosa hanno dato i bambini. Hanno dato due magliette di Benjamin Moore. Segreto comprali. Ah, basilico. Hanno dato un cappello di Benjamin Moore.